E non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. E a tutti la mia benedizione. Sì, bentrovati anche questa volta, una nuova puntata, l'8 dicembre, non di solo pane. Ho voluto lasciare anche questa volta lo spazio iniziale a Papa Francesco, perché questa era l'udienza dello scorso 6 dicembre, il suo appello ancora una volta contro i fabbricanti di armi per la pace. Tra l'altro, a leggere il testo di questa udienza era il nostro amico Filippo Ciampanelli, un prete della nostra diocesi di Novara, impegnato a Roma in segreteria di Stato. Ma lascerei adesso lo spazio a un'intervista che il nostro direttore Maurizio De Paoli ha fatto a Monsignor Bettazzi più o meno 10 anni fa. Era il 13 dicembre 2013 a Monsignor Bettazzi. Lo ricordiamo perché lo scorso 16 luglio Monsignor Bettazzi è morto e, come abbiamo già detto più volte, avrebbe compiuto 100 anni proprio il 26 novembre scorso. Allora ascoltiamo un brano di questa intervista al Sasso nello Stagno. Erano 10 anni fa. Monsignor Bettazzi, abbiamo detto che quel 1963 fu un anno di grandi eventi per la Chiesa: l'enciclica Pacem in Terris, la morte di Giovanni XXIII, l'elezione di Paolo VI. Però anche questo 2013, 50 anni dopo, è stato un grande anno per la Chiesa. Un Papa che si dimette e un Papa che viene eletto e che per primo prende il nome di Francesco. Sì. Lei vede un legame tra questi due eventi? 50 anni fa il Concilio, 50 anni oggi questa Chiesa che si sta rinnovando? Ma io direi, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori, direi che è vero che Papa Francesco, che non ha fatto parte del Concilio, allora era un giovane, non so se era già provinciale dei Gesuiti, ma certamente ha respirato l'aria del Concilio. Basta vedere le citazioni che ha fatto nell'ultimo documento, dopo aver fatto una lunga introduzione, parla di due cose che gli stanno a cuore: da una parte la Chiesa dei poveri, e questa era stato proprio una delle istanze che era emersa e che non era riuscita forse a realizzarsi un granché. Quando ho visto Papa Francesco gli ho detto la ringrazio perché rilancia la Chiesa dei poveri, cosa che in Concilio non siamo riusciti a fare. E la seconda è la collegialità. La collegialità vuol dire la collaborazione dei vescovi con il Papa, vorrei dire a tutti i livelli della Chiesa, collaborazione dei laici con il clero, collaborazione dei laici e clero con il vescovo e collaborazione dei vescovi con il Papa, che allora durante il Concilio cercavano di soffocarla perché dicevano vogliono togliere il primato del Papa. No, vogliamo aiutarlo, perché il Papa ha il compito dell'ultima parola, che è l'ultima se prima ce ne sono delle altre, come il Vescovo ha l'ultima parola se prima ce ne sono delle altre, come il clero, la gerarchia ha l'ultima parola se prima ci sono state le parole di tutta la Chiesa e del popolo di Dio. E in realtà Papa Francesco, per esempio, ha cominciato la vera collegialità, gli 8 cardinali che sono al di sopra della curia. E allora insieme elaborano le idee che poi il Papa con la sua autorità darà. Quindi io credo che veramente dopo 50 anni, perché insomma il tempo è lento per riuscire a far maturare le cose nell'interno di un organismo così grande come la Chiesa, credo che veramente il Signore a 50 anni abbia mandato un Papa che porti avanti le grandi intuizioni del Concilio. Ecco, l'11 febbraio di quest'anno Papa Ratzinger annunciò le sue dimissioni,
sconcertando un po' tutti. A me invece pare di ricordare che lei era uno di quelli che avevano detto che il Papa avrebbe anche potuto dimettersi. Sì. Aveva qualche voce o era un ragionamento? No, era per la grande stima che avevo di Ratzinger. La stima a questo teologo che sa l'importanza del papato, che ha visto che il suo antecessore negli ultimi anni voleva dare le dimissioni, non gliel'hanno lasciate dare e praticamente non era più lui che faceva il Papa, era il suo segretario. Allora, quando pensavo, insomma, quando vedrà che non ce la fa o che comincia a non farcela, a quel punto darà le dimissioni. Era proprio per la stima sulla la fede, ecco, l'umiltà, se vogliamo, del Papa, che fa vedere che essere Papa non è un potere ma è un servizio. Quando ci si rende conto che non si è più in grado di fare questo servizio, allora ci si fa da parte, come restano i vescovi. Certo, a 75 anni hanno deciso che non siamo più in grado di farlo e allora ci ritiriamo. Le sarà stato chiesto parecchie volte, però le chiederei adesso un ricordo di un'atmosfera, di una sensazione. Lei, giovanissimo padre conciliare, uno dei più giovani, sì, il più giovane italiano mi pare, no? Più giovane italiano. Entra in questa grande basilica di San Pietro, trasformata in aula conciliare, con 2500 vescovi. Che sensazione provò? La prima fu proprio di capire che cos'era la Chiesa, perché la Chiesa si pensava il Papa, le missioni, i vescovi, così, e per la prima volta degli africani, degli asiatici, dei latinoamericani, anche con l'altro concilio, il Vaticano I, a metà dell'Ottocento, erano tutti europei, missionari nei vari paesi, e portavano questi vescovi di tutto il mondo la loro sensibilità, la loro mentalità, le loro attese. La seconda cosa che aveva colpito molto anche gli osservatori non cattolici che c'erano, protestanti, ortodossi, i quali dicono sì, a Roma tanto il Papa parla, poi loro obbediscono tutti, e vedere invece le discussioni sincere che c'erano, che il Papa, tanto Giovanni XXIII come Paolo, lasciavano fare, al punto che alla fine abbiamo detto delle cose a cui la maggioranza forse all'inizio non pensava. Sono venute fuori, noi valutavamo, noi discutevamo e alla fine siamo stati in grado con il Papa di dire queste cose, proprio il dinamismo della Chiesa. Abbiamo ricordato che il concilio durò per 4 sessioni, no? Iniziò, sì, nell'ottobre del 62 con Giovanni XXIII e terminò nel 65 con, sì, Paolo VI. Ha approvato 16 documenti, tra cui 4 solenni costituzioni. Una riguarda la rivelazione, la parola di Dio. Sì. In molte interviste lei ha sottolineato come sia stato uno degli elementi importanti, ma la domanda è questa, ma in fondo la Bibbia è da sempre, no? Il fondamento della nostra fede. Da sempre. Perché fai così importante quello? Perché soprattutto dopo che i protestanti, che non accettavano molto, ecco, sì, il Magistero, dicevano la sola scrittura, per noi la scrittura era diventato qualcosa di un po' preoccupante. Tant'è vero che non si poteva leggere la scrittura se non c'erano delle note. Ma la prima traduzione cattolica è della fine del 1700, quando quella protestante già da tempo c'era. E ai nostri tempi non si leggeva la Bibbia. Dalla Bibbia venivano ricavate le verità, l'insieme delle verità era il catechismo, si studiava il catechismo. Non sapeva, direi, come dire, la percezione che la Bibbia è il Signore che parla alla sua Chiesa, che parla a ogni cristiano. Certo, bisogna saperla interpretare, ma è una tu per tu con Dio, che è amore, e che parla agli uomini che sono invece chiusi in Adamo. Adamo è quello che dice io faccio i fatti miei, Dio dica quello che vuole, io faccio quello che gli altri, se mi servono bene, se no peggio per loro. Dio invece che vuole che noi arriviamo all'amore, mi lasci citare quello che diceva sempre Monsignor Tonino Bello, sì, questo vescovo morto 20 anni fa, diceva, vedi Don Luigi, se le tre persone della Santissima Trinità fossero uno, più uno, più uno, fa tre, ma sono uno, per uno, fa uno. Sono talmente l'uno per l'altra che sono un Dio solo, rimane un mistero, ma questo vale per noi che siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, come Adamo, ma se siamo l'uno per l'altro. Allora la Bibbia è la grande lettera che il Signore scrive a tutti i cristiani di tutti i tempi, perché sappiano che Lui è amore e che quindi la vera vita è amare gli altri. Un altro dei grandi temi del Concilio fu la riforma liturgica. Sì.
A 50 anni però vediamo che siamo ancora, diciamo, qualche volta un pochino a metà strada, nel senso che c'è un ritorno, una nostalgia del passato, le polemiche sulla messa in latino, eccetera. Dall'altra parte forse c'è stata una fuga troppo in avanti. Sì, forse in avanti, ci fu il 68-69, in cui questo desiderio di rinnovamento che c'era a 20 anni dal Concilio esplose un po'. Io ricordo facevano le messe per i giovani a sabato sera con le chitarre, che era una cosa nuova. È vero che qualcuno magari comincia a dire: ma leggere San Paolo, io leggo Che Guevara. Noi che eravamo un po' preoccupati, invece di dire no, così vedete, guarda cosa fanno, basta messa sabato sera. I tedeschi direbbero: guardate, insieme all'acqua sporca, buttatevi anche il bambino. Ecco, perché il vero senso era di non andare di fronte al mistero, tant'è vero che la gente, mentre il prete diceva la messa, diceva il rosario per pregare. Vuol dire che non la sentiva come una preghiera, se doveva dirne un'altra. Mentre la preghiera del popolo di Dio che si unisce a Gesù Cristo, che è presente con la sua preghiera, è il senso della partecipazione. Ecco. E io capisco, a cominciare dalle cantorie che ci tengono a far sentire quanto sono brave a cantare quattro voci dispari, quattro è pari, ma se sono uomini e donne diventa dispari, allora magari anche la televisione, viste da tutta Italia, dove le messe che si trasmettono, a cominciare da quelle del Vaticano, che è inevitabile, sono messe a cui si assiste, non si partecipa. Ecco, direi, per esempio, pochi hanno osservato che quando Papa Benedetto ha detto: beh, si può dire anche la messa in latino, purché ci sia un gruppo, almeno 30 persone, che sanno il latino, che allora partecipano. Se no torniamo di fronte al senso così del mistero, della magia quasi. Ecco, io credo che il senso della partecipazione sia quello che stenta a farsi, ecco perché c'è il rischio magari di un'apertura eccessiva. È vero, per esempio, che se in Africa, io ricordo diverse volte, dopo la comunione hanno bisogno di muoversi, di danzare, perfino dopo l'ordinazione, l'arcivescovo insieme ai cinque preti al primo ordinato danzarono, perché per loro il movimento è preghiera. Lo facciamo noi, abbiamo un'altra mentalità, diventa un compiare. Ecco, ma va tenuto conto che il popolo di Dio senta che è la sua preghiera in cui si unisce a Gesù per fare la preghiera. Ecco, questo ha bisogno di una certa educazione e di un certo tempo proprio perché entri nella mentalità, nella sensibilità della gente. Ecco, grazie a Monsignor Bettazzi e a Maurizio De Paoli. Sarebbero tante le cose da tenere sempre presente di Monsignor Bettazzi, ci ritorneremo su. Ricordo che domenica 10 dicembre, anniversario della Dichiarazione dei diritti umani, c'è ad Assisi, non da Perugia ad Assisi, ma solo ad Assisi, la marcia per la pace e la fraternità per chiedere il cessate il fuoco proprio a Gaza, Israele, Palestina, dal mattino alle 10 fino al pomeriggio ad Assisi, 10 dicembre. E poi ricordo anche per chi è nella nostra zona che martedì 12 dicembre alle ore 18 c'è il professor Paolo Naso a parlare del conflitto Israele-Palestina a Omegna alle ore 18 del 12 dicembre presso la Biblioteca Civica Rodari. Un saluto anche da parte di Don Giorgio e da Don Angelo. Arrivederci la settimana prossima.